classico inizia in maniera sistematica la conquista delle vette da parte degli alpinisti con le grandi vie storiche che iniziano a essere tracciate e percorse, ma parallelamente inizia anche una stagione della conquista dal punto di vista visivo della montagna che raggiunge dei vertici tecnici e intellettuali di altissimo livello. L'Ottocento, come vedremo, è di fatto il grande secolo della pittura di paesaggio, tout court, e quindi inevitabilmente anche il grande secolo della pittura di montagna. E la volta scorsa ci siamo lasciati con questo quadro che ci salutava, è il famoso Wanderer del 1818, realizzato da uno dei grandi paesaggisti della scuola di Dresda, che è Caspar Friedrich. Quest'opera è conservata alla Kunsthalle di Amburgo. All'interno della Kunsthalle c'è un grande salone dove si trovano alcune delle opere più importanti di Friedrich, che è l'inventore, possiamo dire, a tutti gli effetti, del paesaggio e di un paesaggio che ha anche un valore simbolico. E quindi va oltre la pura e mera rappresentazione della realtà. È un paesaggio che ci racconta un'emozione, è un paesaggio stato d'animo, così come lo ritroviamo d'altronde in letteratura, anche se è un paesaggio che non è mai completamente scardinato dalla realtà, perché anche questo signore, che se ne sta con un abito assolutamente improvvido e improprio, per essere uno scalatore, vedete che ha il bastone da passeggio, la marsina, è un abito da città questo, è un abito da città e quindi questo personaggio che se ne sta in montagna con un abito da città è un ossimoro visivo, ma è l'indicazione anche di quello che sarà un percorso intellettuale, culturale e fisico, la conquista appunto delle vette, che viene compiuto proprio dai signori che se ne stanno in marsina, i borghesi delle città, delle grandi città europee, in particolare inglesi, ma non esclusivamente, che piano piano afferiscono alla base delle montagne e incominciano a scalarle, mettendo alla prova se stessi, mettendo in evidenza il valore personale, ma anche il valore del popolo al quale appartengono, quindi non a caso. Sulle vette si misurerà, ad esempio, una buona fetta di nazionalismo eroico che porterà a un certo punto, soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento, a delle vere e proprie gare nazionali per raggiungere prima di un altro paese la vetta di una determinata montagna. E quindi da questo punto di vista il quadro ci racconta molto di più di quello che possiamo vedere apparentemente, ma soprattutto non è sganciato dalla realtà. Perché anche se questo è sempre stato descritto come un paesaggio idealizzato, in realtà Friedrich, che è un attentissimo osservatore del mondo che lo circonda, della natura e del paesaggio che lo circondano, si ispira a un paesaggio reale sui Monti Boemi che egli conosceva molto bene, che schizza e che poi rappresenta nel quadro. Quindi questo mare di nuvole dal quale emergono delle rocce non è un luogo immaginario, ma è un luogo reale che egli ha vissuto, ha percorso, ha descritto nei suoi taccuini e poi ha rappresentato in questo quadro, che è veramente un quadro simbolo, di quegli umori romantici e di quel paesaggio appunto simbolico che spesso nel caso di Friedrich poi si alimenta anche delle luci del mattino con il tema dell'inizio del giorno o della sera. Con il tema ovviamente della fine del giorno e della mestizia che colpisce inevitabilmente gli animi quando si è al termine di una giornata, e che anche questo è segno appunto di un passaggio emozionale oltre che culturale. Il quadro che vedete, il Watzmann, è in qualche modo un po' l'essenza di questa visione della montagna aulica. Ancora una volta in una prospettiva molto accentuata che esaspera anche la verticalità del quadro, Friedrich, che aveva imparato a dipingere all'aperto, questo prima dei tradizionali impressionisti, la scuola tedesca, la scuola del paesaggio tedesco,
in qualche modo stimolava i propri allievi, tanto dell'Accademia di Dresda quanto quella di Berlino, quanto di altre città anche più piccole, spingeva, dicevo, i propri allievi a frequentare il paesaggio andando a immergersi in questo paesaggio. Quindi Friedrich impara a fare schizzi e a vedere gli oggetti direttamente dal vero, dipinge acquerelli anche dal vero. Ed è convinto, essendo egli profondamente religioso, secondo quella che è la scuola luterana alla quale egli appartiene, che la natura sia una manifestazione del divino, della grandezza della creazione. Quindi anche questa imponenza delle montagne è la rappresentazione proprio di una grandezza del creato all'interno del quale l'uomo si muove, conoscendolo e dando nome alle cose, così come c'è detto nel Genesi, ma anche rispettandole, in qualche misura venerandole, perché manifestazione del divino. Friedrich compie un percorso formativo molto raffinato che lo porterà, ad esempio, a Copenaghen, a conoscere con attenzione la scuola dei grandi paesaggisti olandesi, ai quali in qualche misura anche il quadro che voi vedete si abbevera. Poi vincerà un importante concorso a Weimar, presieduto da Goethe proprio come paesaggista, e nel 1807 sarà il primo a rappresentare una croce di vetta, cioè una montagna sopra la quale si vede una croce, suscitando anche un po' di scandalo, perché tutto sommato fino a quel momento si era convinti che la rappresentazione della croce dovesse stare solo ed esclusivamente all'interno delle chiese e non, ad esempio, in cima a una montagna. Nel 1818 si sposa, la tavolozza dei suoi quadri si schiarisce progressivamente, ha sempre maggiore fortuna, diventa docente all'Accademia di Berlino e terminerà, possiamo dire, la sua vita ricevendo riconoscimenti di molti anche governanti esteri, tra cui ad esempio lo zar Nicola I, che porterà una cospicua selezione di sue opere in quel di Pietroburgo. Quindi Friedrich avvia, con la sua esistenza legata ai tumulti e ai sussulti dell'anima e al romanticismo, la grande stagione della rappresentazione della montagna, che, e lo dico soltanto per ricordare questo tema, non certo per voler intraprendere anche il filone letterario, ha un suo parallelo ovviamente dal punto di vista letterario, cioè mentre nel romanticismo pittorico si avvia questa grande stagione di rappresentazione della montagna, parimenti un grande pittore come Shelley nel 1817, quindi negli stessi anni in cui di fatto Friedrich e non solo lui sono protagonisti della pittura di paesaggio, usa le parole per descrivere ad esempio il paesaggio del Monte Bianco, che lassù, come il Weizmann che abbiamo visto di Friedrich, il potere lassù, quindi il legame ancora una volta con qualche cosa di solenne che sta sopra, l'immoto e solenne potere di molti aspetti e molti suoni e tanta vita e morte, nel calmo buio delle notti senza luna, nel solitario fulgore del giorno, le nevi scendono sulla montagna. E là nessuno le contempla, né quando i fiocchi ardono nel sole che sprofonda, né quando i raggi delle stelle sfrecciano attraverso di loro. I venti lottano là silenziosamente e ammucchiano la neve con un soffio rapido e forte, ma in silenzio. Il muto lampo abita in queste solitudini innocuamente. È simile a vapore cova sopra le nevi, la segreta forza delle cose che governa il pensiero per la cupola infinita del cielo è come una legge che abita in te. Ecco, qui sentite che la presenza dell'uomo non c'è, la natura va avanti, no? Con i suoi percorsi, con il vento, con la neve, con la luna che cede il passo al sole. Senza che ci sia presenza umana. Le montagne ancora non sono state scalate, non sono state conosciute e la natura che alberga lassù è ancora una natura silenziosa perché non conosce la voce dell'uomo, ma di lì a poco le voci degli alpinisti e anche dei pittori che salgono in quota per dipingere le montagne cominceranno a essere sentite.
Il nostro percorso vero inizia con un pezzo da 90, che dobbiamo citare tante volte quando parliamo di storia dell'arte, di storia della cultura, di grand tour, di monumenti italiani, eccetera, eccetera. La nostra pittura è quella di Ruskin. Ruskin che avete davanti a voi in un ritratto che gli è stato fatto da Millet è un intellettuale a 360 gradi che accompagna tutta la parabola culturale del romanticismo ma anche del post-romanticismo, tanto è vero che egli nasce nel 1819 ma muore all'alba di un nuovo secolo, perché muore nel 1900. Ed è stato amico di un grande pittore che in qualche misura ha rappresentato una sorta di passaggio tra la cultura del 700 e l'800, che è Turner, di cui egli possedeva dei quadri, di cui egli diventerà addirittura l'esecutore testamentario, perché Turner era diventato anche amico di famiglia. Perché è importante nel nostro discorso Ruskin? Ruskin è importante perché viene più volte in Italia e ogni volta che scende in Italia attraversa le Alpi, conosce alcuni settori delle Alpi, dopo che si è formato in un ambiente intellettuale estremamente raffinato come quello di Oxford, che farà sempre da riferimento per quella che è la sua formazione e la sua scrittura. Viene in Italia per la prima volta nel 1840 e attraversa le Alpi. E scende fino al sud perché arriva fino a Napoli. Tornerà da solo, senza i genitori, che erano dei genitori che lo avevano avuto già in tarda età, quindi lui è vittima, se volete, della classica mamma che lo iperprotegge e con la quale egli mantiene un legame umbilicale per tutta la vita. Nel 1845, però, finalmente emancipato, viene in Italia da solo. E questa volta si dedica alla scoperta della Toscana. Sarà a seguito di questo viaggio che darà alle stampe quel testo straordinario che è Mattinate fiorentine. Tornerà ancora nel 1858 di nuovo con i genitori e ancora nel 1888, spostandosi spesso e volentieri, però non sempre venendo in Italia, a Chamonix, che era un po' la sua seconda casa. E qui lo vediamo però in una posizione che è l'antitesi di quella di Caspar Friedrich. Friedrich di spalle ci faceva vedere l'uomo barra l'umanità. Ruskin invece ci fa vedere la sua faccia, l'eroe romantico, l'ego che incomincia a misurarsi con le realtà che va incontrando. Ci racconta quindi l'altro modo di osservare la montagna e di conoscerla e anche di raccontarla. Tanto è vero che Ruskin è colui che conia questa definizione stupenda: le montagne sono le cattedrali della terra. Una definizione che viene usata ancora oggi come titolo di libro, a volte di mostre, per citazioni di conferenze dedicate al rapporto storico tra uomo e montagna, ma certamente quando egli scrive quella serie di volumi dedicati alla storia della pittura, nel quarto volume che viene pubblicato nel 1856, egli mette in evidenza per la prima volta un legame fortissimo tra la struttura monumentale, direi architettonica delle montagne e l'architettura nel senso stretto del termine. Non solo, ma dice che la natura tutta va indagata, va guardata con gli occhi di Leonardo da Vinci ed è forse un po' nella direzione di questa osservazione minuta della felce, del fungo, del capelvenere, della corteccia, della betulla, della roccia, che stanno le raffigurazioni che possiamo vedere in questo momento davanti ai nostri occhi, questi splendidi, tra l'altro, acquerelli, dove come vedete non c'è la montagna, ma c'è l'architettura delle rocce, la composizione della neve, dell'acqua, delle cortecce degli alberi. Guardate veramente con quell'attenzione dell'occhio di Leonardo che viene descritta con passione ed empatia.
perché in lui già negli anni 30 è proprio cosciente la sensibilità che la montagna e il mondo che sta intorno alla montagna, quindi il paesaggio alpino inteso come rocce, alberi, acqua, ghiacciai, morene, luce, eccetera, eccetera, rappresentano un mondo che va studiato in maniera lenticolare da una parte per arrivare poi a una lettura monumentale dall'altra, quindi dal dettaglio fino al monumento completo. E d'altronde egli era un profondo conoscitore, da una parte della poesia di Byron e di altri grandi poeti che sulle Alpi, poco prima di lui o quasi contemporaneamente a lui, si stanno muovendo, ma era anche uno studioso attento di quel testo di geologia fondamentale di cui abbiamo parlato per chi c'era la volta scorsa, cioè De Saussure, che incomincia a studiare in maniera sistematica le rocce e la natura. Allora, il nostro Ruskin, più volte passando dalle Alpi e fermandosi in prossimità di esse, le dipinge, le disegna, le trasferisce anche sulle fotografie, perché egli è uno dei primi appassionati anche fotografi delle Alpi, e compie tra l'altro una serie di ricerche anche di tipo filologico, perché avendo presenti i quadri di Turner, dei quali noi non abbiamo parlato in questo ciclo, ma che, come vi ho detto, percorre le Alpi e le dipinge, va a individuare sul Gottardo e in altre località i punti nei quali Turner, che come vi ho detto era da lui ben conosciuto, aveva dipinto le Alpi, per vedere se effettivamente gli effetti che aveva rappresentato Turner avevano un indice di verosimiglianza e di attendibilità. Ecco, queste immagini tratte dai numerosissimi album di Ruskin in qualche modo vi fanno capire quanta passione, quanto amore, quanta anche capacità di descrivere l'oggetto si muove all'interno di questo intellettuale a 360 gradi, come molti intellettuali dell'Ottocento, che si occupa di tante discipline e contribuirà, grazie allo studio delle montagne e dei monumenti che conosce soprattutto in Italia, tra l'altro alla nascita del concetto di restauro. Voi direte, cosa c'entrano le Alpi con il restauro? Beh, voi sapete che le teorie del restauro possono essere molto diverse, no? C'è chi dice che quando abbiamo un monumento non va integrato da nulla, ma va semplicemente conservato, e questa era la visione di Ruskin, perché passando attraverso le Alpi dice: le montagne subiscono continue metamorfosi, ci sono le slavine, ci sono le valanghe, ma soprattutto ci sono le rovine, no? Di parti di roccia della montagna che cadono. Ecco, quei sedimenti che si trovano ai piedi delle montagne, queste rocce che sono cadute, la disgregazione continua a cui sono sottoposte le montagne, sono un segno della storia. E nello stesso modo, quindi, un monumento non deve essere fissato in un momento che non sappiamo neanche storicamente quale possa essere, ma bisogna lasciarlo nel suo divenire. Quindi anche la rovina ha un senso. In questo, come vedremo, avrà un atteggiamento assolutamente contrario a quello di un altro artista che incontreremo tra poco, che è Viollet le Duc. Le sue intuizioni, le sue concezioni verranno recepite ad esempio da architetti italiani che si occupano di restauro, come Boito e come altri, che proprio sulla scorta delle indicazioni di Ruskin, che dice i monumenti sono con le montagne, se franano non bisogna ricostruirli, decideranno, almeno in parte, di non ricostruire i monumenti, ma di andare verso quello che in Italia poi è diventata l'affermazione del restauro conservativo, cioè che conserva ciò che è, ma non integra, non ricostruisce ciò che non è più costruito. Ecco ancora alcune visioni, soprattutto del lago di Ginevra, delle montagne che stanno intorno al lago di Ginevra, il luogo che egli più conosceva e frequentava, e con anche delle visioni, tra virgolette, un po' spaventose, atmosferiche, emozionali, che si rifanno, soprattutto questa che vedete davanti ai vostri occhi con la tempesta, proprio alla sensibilità di Turner, che amava particolarmente
il movimento dell'aria. Raskin, come tutti, non si esime dal passare, dal vedere questo monumento per eccellenza della roccia, che è il Cervino, che come abbiamo imparato viene praticamente dipinto da tutti i grandi artisti. Ma se Raskin ha questa visione del monumento roccioso dell'Alpe in divenire, che come le opere degli uomini racconta la sua storia attraverso anche le rovine, ben diverso è l'atteggiamento di un architetto del quale tante volte anche nei viaggi di Arte sul Cammino abbiamo parlato, che è Eugène Viollet-le-Duc, il grande restauratore della maggior parte dei monumenti francesi medievali distrutti dal tempo ma anche dalla violenza della Rivoluzione francese. Qualunque cattedrale gotica andiamo a visitare, ha prima in Francia, ha prima o poi nella guida il nome di Viollet-le-Duc, che ne ha restaurato una parte o a volte tutto l'insieme. Ma anche molti edifici romanici hanno visto l'intervento di Eugène Viollet-le-Duc, e la stessa Carcassonne, che credo quasi tutti voi avete visitato, è stata praticamente ricostruita quasi dal nulla dalla sensibilità di Viollet-le-Duc, e ho già usato una parola spia, ricostruita, perché Viollet-le-Duc, che è il grande architetto restauratore barra ricostruttore, anche se in maniera filologica, è l'opposto dal punto di vista della sensibilità architettonica e del restauro di Raskin, anzi è il suo antagonista, ma anche lui si incontra sulle montagne. E infatti per un periodo di tempo piuttosto lungo, ben quasi 10 anni, dal 1868 al 1876, tutte le estati, sistematicamente, Viollet-le-Duc se ne va in montagna, intorno a tutto il massiccio del Monte Bianco, per studiare pezzo per pezzo il massiccio e poter ricostruire una carta geografica, come se noi vedessimo tutto il massiccio dall'altezza di circa 10 chilometri, di tutto il massiccio, di tutte le valli, di tutti i ghiacciai e di tutti i corsi d'acqua. È mosso ovviamente da un interesse che è culturale, che è architettonico, tanto che nel testo che vedete a un certo punto dice: analizzare attentamente un gruppo di montagne, il modo in cui sono state formate e le cause della loro rovina, scoprire l'ordine in cui si sono verificati i fenomeni di sconvolgimento, le condizioni in virtù delle quali hanno resistito o sopportato l'azione degli agenti atmosferici, per notare la cronologia della loro storia, e dedicarsi a un'opera di analisi metodica che è, su una scala più grande, analoga a quella a cui l'architetto pratico e l'archeologo si applicano quando traggono conclusioni dallo studio degli edifici. È bellissima questa comparazione, che ha una storia antichissima, perché nel Medioevo si diceva che Dio era l'architetto del mondo, cioè l'ordine cosmico era stato generato dal divino, e qui invece, con una sensibilità più moderna e non strettamente religiosa, viene detto che l'architetto, per formarsi correttamente, ha bisogno di guardare le immagini e studiare monte dopo monte la forma della catena montuosa, per appropriarsi di quell'esercizio anche visivo che gli architetti devono saper fare molto bene, delle forme e delle strutture degli oggetti. Questo è il risultato straordinario. Ancora oggi è un punto di riferimento cartografico e scientifico attendibilissimo del quasi decennale lavoro di studio, osservazione e stile condotto da Eugène Le-Duc, che, percorrendo sentieri in quote, eccetera, eccetera, prende tutti i suoi appunti, come in questo caso, identifica le vette una per una, ma poi, e guardate questo schema che è interessantissimo, qualcuno che ha un microfono, spegnete, grazie, dicevo, studia quella che è l'architettura, la struttura proprio delle montagne, trasformandole in un aggregato. Guardate la prima immagine e via via come si arriva alla composizione della montagna, in un aggregato di strutture, di prismi, di diedri, che
mettendosi insieme generano la montagna. Quindi la montagna è qualcosa di geometrico, di ottico, ma questo non gli impedisce nel suo album di viaggio, di dipingere questi acquerelli straordinari in cui si vede il ghiacciaio, come in questo caso della Tête, e andando avanti, ancora guardate questa meraviglia di rappresentazione dell'Aiguille Rouge, e ancora la catena del Monte Bianco vista sullo sfondo, tutte analisi visive di una bellezza e di una precisione appunto funzionale alla realizzazione di quella che è poi la carta coreografica che abbiamo visto. Uno per uno, quindi, i suoi monti, e ogni tanto poi si lascia andare anche a qualcosa di un po' diverso, di assolutamente romantico, dove vedete gli omini che salgono nei crepacci, stanno affrontando il mare di ghiaccio come se fosse un mare tempestoso, quindi con un atteggiamento assolutamente eroico. Dicevo, la scuola di Viollet-le-Duc fa da pendant a sensibilità e alla scuola di Ruskin di cui abbiamo detto, e apre la strada definitivamente a un mondo di pitture che veramente si appoggia su tutto l'arco alpino e che noi oggi seguiremo soltanto perché potremmo dedicarci un corso universitario e forse non basterebbe per analizzarlo compiutamente. Questo signore che se ne sta con il suo volto serio e un atteggiamento, oserei dire, prussiano, è Thomas Ender. Thomas Ender è infatti appartenente a quella che è la migliore scuola tedesco-viennese della pittura, un fratello gemello che farà il pittore storicista, mentre invece Thomas si specializzerà proprio nella pittura di paesaggio dopo aver ovviamente rigorosamente frequentato l'Accademia. È quindi un pittore che ha una formazione d'eccellenza, ha studiato infatti proprio all'Accademia di Vienna, un'accademia in questo momento abbastanza chiusa alle novità, ed è un grande viaggiatore. È un grande viaggiatore che raggiungerà l'Oriente nel 1829, andrà a Costantinopoli negli anni 30, poi in Grecia. Verrà più volte in Italia. Nel 1817 parteciperà a una missione culturale organizzata dal Kaiser in Brasile. Diventerà amico di Metternich, che più volte lo loderà per il suo modo di dipingere, e gli farà avere una pensione, cioè una prebenda per rimanere almeno 2 anni a Roma, per studiare la classicità. Ciò non gli impedirà comunque di arrivare anche a Parigi, in quel mondo eversivo, secondo la sensibilità tedesca, nella quale però è necessario gettare un occhio. Infatti, dopo Roma nel 23, nel 26, nel 1826, sarà a Parigi. Ma Ender è il grande pittore di paesaggio tradizionale. Vedete che in questo caso il Cervino non è il protagonista vero del quadro. Il protagonista è l'allungo della piana con il villaggio, il costruito umano. Il paesaggio è infatti non la natura incontaminata, ma il rapporto che si viene generando tra la natura e l'uomo e la presenza dell'uomo. È soltanto in questa dialettica che si definisce concettualmente la rappresentazione del paesaggio e anche del paesaggio dell'Ottocento. Qui è il quadro che non è datato, che quindi è sicuramente precedente al 1875, ma probabilmente è degli anni 20 dell'Ottocento, è la rappresentazione, ancora una volta, vedete, di un paesaggio nel quale non sono le montagne le vere protagoniste, le montagne sono sullo sfondo, quello che invece è al centro è l'abitazione umana, l'attività degli uomini con i granai, la loro casa, le chiese, che sono presenti in questo contesto naturale, forse non sempre facile da utilizzare. Anche la grande piana di Bressanone mette in evidenza il coltivo. Guardate questi bei filari d'uva che sono presenti peraltro tuttora, laggiù sullo sfondo la presenza appunto dell'insediamento, e poi ancora più lontani
fondali di scena, proprio come se fossimo in un teatro, i monti. Questa è la tipica rappresentazione che Ender ne fa, e poi ogni tanto, esattamente come altri pittori, come lo stesso con cui abbiamo iniziato, Friedrich, è attratto da quell'ambiente che Shelley aveva descritto come mai percorso dai suoni e dai passi degli uomini. I ghiacciai silenti, che con i loro crepacci di ghiaccio azzurro raccontano una storia che non ha neanche tempo, che non è misurabile, che gli uomini per la prima volta incominciano a frequentare anche con un po' di paura e a descrivere. Il ghiacciaio, che sia sui Monti Tauro, ovviamente, dove egli più volte si porta, che sia in altri contesti, è la testimonianza proprio di questa storia infinita della Terra. E vi ricordo che il ghiacciaio nell'Ottocento è veramente una realtà incombente, perché soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento assisteremo alla piccola era glaciale, tanto che negli anni 90 dell'Ottocento alcune lingue di ablazione arriveranno addirittura a stritolare gli insediamenti alpestri e i villaggi che nel frattempo erano saliti in quota, e quindi il ghiaccio farà anche paura, sarà il segnale di qualche cosa che, seppur temporaneamente, sta interferendo con i successi e con i desideri degli uomini di conquistare questo mondo. Guardate la meraviglia del Grossglockner, un territorio che verrà, come sapete, poi violato con la strada in quota più alta d'Europa, e con un museo glaciologico che ancora oggi consente ai visitatori di conoscere la storia dei ghiacci antichi sulle Alpi, ma anche tutti i problemi legati in questo momento al riscaldamento climatico. La grande strada dello Schlocker, che rimane a fianco, diciamo così, di questa presenza dei ghiacci, sarà anche poi la prima strada delle Alpi a pagamento, e sarà un'impresa ciclopica in qualche misura, che verrà proprio a violare, se volete, queste vette immote e questi ghiacciai silenziosi. Allora Ender percorre questi luoghi durante i suoi viaggi a est verso i Monti Tauri, quando realizzerà degli acquerelli molto interessanti, e attratto inevitabilmente dalle grandi masse glaciologiche che vede attraversando i Monti Tauri. Poi raggiunge i Monti Tatra, dove in teoria anche Arte sul Cammino prima o poi porterà i suoi passi, dico in teoria perché avevamo, come molti sanno, un progetto di viaggio sui Monti Tatra, anche temo il virus maledetto in qualche modo per adesso stopperà, ma ci rifaremo. I Monti Tatra rappresentano una sorta di Dolomiti dell'Est, per la tipologia anche delle rocce, ed esercitano una grande fascinazione sui viaggiatori che vengono dal mondo tedesco e o dal mondo austriaco, e questi acquerelli sono gli acquerelli che li realizza percorrendo i Monti Tauri. Sono più di 500 schizzi, acquerelli e disegni che sono appunto depositati attualmente nell'Accademia delle Scienze Ungheresi, dai quali ovviamente io ho tratto queste immagini. Ender quindi è il rappresentante della cultura tedesca, anzi prussiana abbiamo detto, che raggiunge le vette. Ma non sono soltanto i tedeschi o gli svizzeri a percorrere queste valli, ovviamente una bella fetta di Alpi parla al più dolce francese, e Alexis Noël è un altro grande paesaggista che, come vedete qui, interpreta le montagne, direi un po' alla Turner, dove il senso del sublime, della paura, dell'uomo che sfida le leggi della natura, addirittura avendo il coraggio, no, di spostarsi nella tempesta per attraversare il colle del Gran San Bernardo, è evidentissimo in questo quadro che viene non a caso da Chambéry, che si trova al di là del San Bernardo. Se guardate qui le montagne e le nevi e i venti, l'aereo tumultuoso, la fanno da padrone, gli omini piccini piccini cercano di trovare ricetto nel baluardo umano, l'unico baluardo umano che, come una roccia tra le rocce, è stato costruito al centro del passo, e cioè
il luogo nel quale i monaci, appunto, già dal Medioevo, accoglievano i pellegrini e i viandanti. Una concezione completamente diversa da quella lucida e analitica di Ender e che appartiene di più, se volete, a questo mondo appunto tedesco. E ancora, qui abbiamo un altro esponente di questa scuola francese che, secondo uno schema quasi tardo ottocentesco, analizza la grandezza della montagna rispetto alla piccolezza degli uomini, quindi il paesaggio, la grandezza della natura rispetto all'agire umano che sta incominciando a conoscere queste valli, e che Claude Hugard de la Tulle. Noël, come altri artisti, erano segnati dall'esperienza, ad esempio, della pittura di un grande come David, nel quale è l'uomo al centro dell'universo, e quando l'uomo non può dominare, no, come ha fatto Napoleone, la natura, è schiacciato e oppresso e quasi vittima della natura stessa. Allora, abbiamo parlato di un inglese, Ruskin, di Caspar Friedrich, che è di fatto un tedesco del nord, abbiamo parlato di Noël, che è un francese, abbiamo citato questo grande architetto viaggiatore che è Viollet-le-Duc, e adesso arriviamo a uno svizzero. Perché, come abbiamo sottolineato le altre volte, la Svizzera, rispetto agli altri paesi, ha una specificità, e cioè il fatto di essere tutta all'interno delle montagne. Ha una specificità e quindi ha una dimestichezza con le montagne, che frequenta inevitabilmente da quando è nata, nel 200, quando è nata il primo aggregarsi dei cantoni, e nel 500, nel 600, sono molti letterati che descrivono le montagne, le analizzano, ma soprattutto tra 700 e 800, con Caspar Voss e poi con Alexandre Calam, nasce una scuola svizzera di pittura che possiamo dire per la maggior parte proprio concentrata sulla rappresentazione delle montagne. Il signore che vedete è il personaggio più significativo di questa scuola svizzera, certo quello che si è distinto di più anche all'estero. Alexandre Calam, che morirà a Mentone, malato probabilmente di tubercolosi nel 64, quindi ha una vita relativamente breve, inizia a raccontarci il paesaggio svizzero ancora una volta con un quadro che è, se volete, un po' un'idealizzazione di un percorso intellettuale. Gli svizzeri sono quegli operosi uomini e donne, ovviamente, che vivendo pur nel chiuso delle Alpi hanno reso fertile e ordinata la loro terra. Fate un po' questo quadro. Laggiù ci sono le montagne, no? È il paesaggio del lago di Ginevra. Laggiù ci sono le montagne, immarcescibile presenza di qualunque paesaggio svizzero, ma davanti al lago che brilla e quindi inonda di una luce tonale tutto il quadro, c'è l'azione degli uomini. L'azione degli uomini che hanno trasformato quei cespugli che vediamo in prima battuta in tanti campi regolari e coltivati. E gli uomini si vedono laggiù, se guardate leggermente sulla sinistra, c'è una balla di fieno, un covone di fieno, con degli omini piccini che alacremente stanno lavorando. Questa, in fondo, è ancora una volta una metafora visiva di una istituzione sociale che attraverso il lavoro, l'impegno, addomestica il paesaggio, lo rende fertile, pulito e ordinato, così come gli svizzeri si sentono e si rappresentano. Ma le montagne incombono. E non è un caso che Alexandre Calam ripetutamente dipinge il lago dei quattro cantoni, quindi il lago che più degli altri rappresenta la congiunzione ideale di realtà che già nel Medioevo Schweiz, Uri, Ginevra hanno iniziato a dialogare tra di loro. Il lago di Lucerna diventerà, diciamo così, una sua riflessione visiva, un suo paesaggio topico che egli più volte riprende nel corso della sua vita, ovviamente con la rappresentazione poi dei monti che si vedono sempre sopra questo lago. Abbiamo visto 1849, 1841, notate sempre il dimensionatore ottico che in questi quadri dell'Ottocento è rappresentato dalla vegetazione, no?
l'albero che ci dà la dimensione scalare del paesaggio e ci permette anche di avere la lettura delle lunghezze e delle profondità del quadro. Vedete che anche qui questo quadro in particolare fu per Calam fonte di prestigio e di importanza, perché venne portato all'Esposizione Internazionale di Parigi nel 1953 e fu premiato proprio come uno dei migliori paesaggi portati a quell'esposizione. Ancora una volta vedete l'albero, no? E noterete come, a seconda del modo con cui il quadro è campito, la montagna sembra più o meno alta, più o meno sprofondare nel lago. Quando abbiamo la versione orizzontale, inevitabilmente la nostra visione dell'occhio dilata la percezione, quando l'abbiamo verticale, a parità di dimensioni, noi abbiamo questo sprofondo. E l'ultimo, bellissimo, del 55, che ha già un sottotitolo quasi simbolista. Mi viene da pensare a Kandinsky o addirittura a Brister, che è, diciamo, colui che per primo interpreta il rapporto tra colore e musica, Sinfonia in Blu, è ancora il sottotitolo di questo quadro di Calam, che rappresenta appunto le montagne sopra il Lago dei Quattro Cantoni. E così come il Lago dei Quattro Cantoni, che unisce il nucleo storico e centrale della Svizzera, è uno dei topos, dei simboli della rappresentazione di Calam, non può mancare quell'altra vetta che abbiamo già visto nei quadri, ad esempio, degli espressionisti, e che è il massiccio della Jungfrau. Tra l'altro, visto che siamo in tempi di pestilenze o cosiddette tali, no? Raccontavano le cronache medievali svizzere che la Jungfrau era una fanciulla che volava recando una torcia o una freccia, a seconda dei casi, e quando la si vedeva volare nel cielo era segno che l'epidemia stava arrivando. Allora, il massiccio dello Jungfrau, guardate anche qui, sempre questo incedere, vedete, della massa scura, no? Che ci permette poi di vedere la montagna bianca, la percezione di Shelley, no? Il bianco delle nevi, la proiezione gerarchica di un alto che è anche puro. Da lì quella visione poi anche etica, di prova morale che gli alpinisti si daranno. Raggiungere le nevi eterne significa compiere un'operazione maieutica di formazione del carattere, no? Di messa a prova della propria forza morale, della propria tenuta psichica. Tant'è che ancora oggi, quando arriviamo in cima a una vetta, non soltanto noi pensiamo di aver compiuto, diciamo così, una bella esperienza escursionistica, ma di esserci messi alla prova, di aver conquistato qualche cosa, no? Un qualche cosa che ci fa sentire migliori, forse almeno nella visione del tempo, rende anche migliori. Allora, vegetazione, piana, valle e laggiù le grandi vette, l'Eiger e la Jungfrau, che dominano ancora una volta questo paesaggio. Ma a differenza dei colori espressionisti, qui il colore, come vedete, è quello della natura. Ed è un colore percepito da Calam anche con grande fatica, perché Calam, per rappresentare questi quadri, vedete che qui rispetto al quadro precedente il soggetto è sempre lo stesso, ma si è alzato il punto di osservazione, vuol dire che Calam ha cominciato a frequentare i sentieri in quota, e questo lo faceva a sprezzo anche di un suo problema fisico, perché soffriva di mal di montagna. Abbiamo visto che muore giovane, forse aveva dei problemi polmonari, quindi per lui salire era una vera fatica, e però questa fatica poi è premiata dalla possibilità di avere dei punti di osservazione particolari. Qui siamo a Lucerna. Il Rigi è quel nome che sarà poi utilizzato dagli svizzeri per definire il Rigi di Genova, che non si chiama così a caso, e qui dall'altezza degli chalet del Rigi contempliamo, con lo sguardo che si perde all'infinito, che è lo sguardo di Calam, il paesaggio sul lago sottostante. Ancora la Jungfrau, vista però da un'angolazione diversa rispetto a quella
che abbiamo visto precedentemente, e come vi dicevo, poi nella pittura romantica c'è sempre il sorgere del sole, come in questo caso, visto appunto da un punto di osservazione alto e superiore sulle vette che si perdono all'infinito, sorgere del sole che quasi, diciamo, in cinemascope è il simbolo dell'alba del giorno, quindi di una sorta di rinnovamento palingenetico che i pittori delle montagne in qualche modo descrivono. Ma come Ruskin, Calam, che percorre questi sentieri e vede le rocce, le rovine, vede gli impianti delle morene, è anche attratto dalla potenza tumultuosa della natura, e quindi una parte dei suoi acquerelli e delle sue incisioni è descritta a quell'aspetto meno ridondante rispetto alla descrizione della vetta, ma altrettanto importante come quello che vedete qui, con una precisione di dettaglio e una visione quasi fotografica, secondo me, di grande efficacia e di grande bellezza. Guardate che chi va in montagna tra di voi riconosce proprio gli stessi soggetti, le stesse luci, le stesse emozioni, diciamo, visive che ha incontrato Calam. Calam che tra l'altro all'interno della scuola svizzera sarà maestro di un pittore che noi conosciamo molto bene anche a Genova, architetto e pittore, che è D'Andrade, che conoscerà Calam in Ginevra e imparerà delle tecniche pittoriche da Calam, e a Genova le sue opere si trovano ad esempio all'Accademia Linguistica, c'è anche Reiper o Reiper, che dir si voglia, che a sua volta è allievo, sempre a Ginevra, di Alexandre Calam, e molti altri sono gli artisti che si formano sotto l'ombrello, diciamo così, di Calam, il quale poi non disdegnava di concentrare la sua attenzione su un'altra, diciamo così, rappresentazione ideale del divenire della natura in montagna, l'albero. Spesso nei suoi quadri c'è un alberino che sta crescendo, un albero nel pieno rigoglio delle sue forze e poi un albero spezzato dal rigore dei ghiacci e dei venti, come questo, a indicare l'eterno circuito della vita e della morte, della rigenerazione continua della natura, come poc'anzi vi accennavo. Conosce Calam e diventa suo allievo Gabriel Loppé, che nasce in Francia, si forma guardando la pittura degli artisti del sud della Francia, della scuola di Montpellier, dei grandi paesaggisti come Monticelli ed altri, diventa allievo di Calam andando a Ginevra, anche perché Loppé, grazie ai suoi genitori che gli fanno conoscere le montagne, diventerà un appassionato alpinista, oltre che un fotografo di montagna molto bravo, come potete già vedere da questo prototipo delle sue fotografie. Anzi, sarà uno dei contributori della nascita della scuola di sci alpinismo in Savoia. Quindi alpinista è gli stesso, che sale spesso e volentieri sulle vette, soprattutto intorno a Chamonix, come in questo caso, quando arriva al rifugio del Grand Mollet, e da lì si disegna e poi dipinge una visione appunto delle montagne da questo punto di osservazione in alto. Chamonix è, diciamo così, la sua terra d'elezione, il luogo nel quale risiede a lungo, e se guardate questo lavoro capite subito che qui egli ha risentito, non direttamente ma indirettamente, di quella che è la scuola dell'impressionismo. L'impressionismo che ha attraversato tutta la Francia, che ha avuto degli scambi fecondi con quel sud della Francia dove Loppé si è formato, e che è evidente soprattutto nella parte inferiore e sinistra del quadro, dove le sciabolature della luce richiamano quelle di Renoir e dei grandi pittori. Come vi dicevo, risiedendo a lungo a Chamonix ed essendo egli stesso un alpinista, spesso si porta in punti di osservazione adatti a cogliere, come in questo caso, siamo sempre nel punto di osservazione del rifugio precedente, qui ci dipinge un'alba straordinaria sul massiccio del Monte Bianco. E come tutti, e come abbiamo già visto,
egli muovendosi nelle alte quote, dove esistono questi ghiacciai stupefacenti, è attratto dai colori, dalla luce, dalla presenza di questi nero-azzurri nelle parti interne dei crepacci e dei seracchi, che va dipingendo con la stessa attenzione con la quale dipinge la montagna. E li va anche dipingendo perché va detto che soprattutto poi nella seconda metà dell'Ottocento questi quadri incominciano a essere comprati sempre di più da quei viaggiatori barra alpinisti che andavano a Chamonix e nelle altre località d'estate, e poi quando se ne tornavano a casa in Inghilterra o in altre località amavano portarsi dietro un quadro ricordo di quello che appunto avevano visto. Guardate la meraviglia delle seracature del ghiacciaio del Bosson, che è quello che ormai è pallido riflesso di questo che stiamo vedendo quando si scende verso la Francia facendo il tunnel del Bianco, ancora in parte si intravede, e sempre i seracchi del Bosson percorso da questa cordata di alpinisti, e ancora il ghiacciaio della Lesch. Quindi Lopé, grazie al suo alpinismo, ecco l'anello di congiunzione con l'età eroica, no, dell'alpinismo, ha la possibilità di vedere cose che altri pittori non potevano vedere, perché ci va là in cima, si porta dietro i suoi attrezzi del mestiere, si fa gli schizzi e poi torna in atelier e dipinge quello che però ha visto o conquistato direttamente. E come Gabriel Lopé è l'alpinista pittore francese che però affonda appunto la sua formazione nella scuola di Calam Svizzera, un alpinista pittore è Edward Theodore Compton. Compton è un grande alpinista, fa più di 500 salite, compie 27 prime ascensioni, è figlio di un agente assicurativo, è soprattutto un autodidatta, tanto bravo da frequentare solo parzialmente i corsi della Royal Academy. Con i suoi genitori e sposatosi continuerà a viaggiare molto in Europa, conosce la Renania, la Mosella, viene nell'Oberland bernese e poi nel 1863, quindi ragazzetto, rimane colpito dalla famosa triade svizzera che abbiamo citato per Odler, Monk, Eiger, Jungfrau. La visione di queste tre montagne è una sorta di agnizione, di scoprimento, di rivelazione di quella che sarà la sua vocazione per la vita. Andare per monti, fare l'alpinista e vivere dipingendo montagne, cioè facendo una cosa che lo tiene sempre in quota. Tant'è vero che si sposa e convince la moglie a diventare, diciamo così, nomade come lui amava esserlo. I primi anni di matrimonio sono anni di viaggio, vanno in Tirolo, vanno in Carinzia, vanno in Siria, vengono in Italia, poi percorreranno la Scandinavia, andranno in Nord Africa, in Sardegna, in Corsica, in Spagna, sui Monti Tatra, le isole Lofoten, di tutto e di più, sempre dipingendo e vivendo del suo lavoro di illustratore pittore. Tanto bravo che a un certo punto questo pittore, che non aveva frequentato, diciamo, i corsi tradizionali della Royal Academy, viene inserito nel 1880 tra i membri della Royal Academy. La Royal Academy è un'accademia molto spocchiosa, e quindi il fatto che riconosca a questo uomo che si è fatto da sé sul campo, no, il suo valore pittorico, è la dimostrazione inequivocabile della capacità di dipingere montagne sulle quali, come Lopé, egli va fisicamente. Quindi quelle che vedete non sono montagne immaginate, sono montagne che si sono impresse nei suoi occhi, così come Monet guardava le ninfe, Compton guarda le vette, perché ci va, perché le vive, perché le disegna, le rappresenta infinite volte, e grazie ai quadri che egli realizza e alle illustrazioni che egli fa per la rivista del club tedesco di alpinismo, del club tedesco e del club austriaco, poi anche di quello inglese, di fatto vive. Quindi è un illustratore a tutti gli effetti, un illustratore di montagna e un pittore di montagna che finanzia i suoi viaggi e le sue spedizioni grazie al valore tecnico che è riuscito a raggiungere
sostanzialmente da autodidatta. Ed è così bravo, come potete vedere, da diventare quasi fotografico, tant'è che egli frequenta anche la fotografia e poi incomincerà a realizzare anche dei reportage fotografici nella parte finale della sua vita, insieme a questi spettacolari quadri che sembrano quasi delle fotografie multicolor. In lui l'aspetto sublime, diciamo così, l'aspetto mitico, non esiste più. È sempre più presente l'aspetto ottico, la capacità di rappresentare la realtà esattamente così com'è. Però certe montagne, come Cervino in questo caso, continuano a essere un simbolo straordinario di tutto quello che rappresentano dal punto di vista della storia dell'alpinismo e del paesaggio. Ed ecco che in questo caso, nella versione del 1915, egli non dimentica di dipingere il corno sui pascoli, questo è il nome in tedesco del Cervino, con la presenza del domestico, del costruito, delle case che fanno, vedete, da controcanto alla presenza verticale appunto del Cervino, che qui è rappresentato in questo bianco-nero spettacolare, un acquerello di bellezza assolutamente unica, non solo acquerello per la verità, una tecnica mista, che sembra proprio una fotografia, perché esattamente come l'americano Remington in quegli anni realizzava dei quadri meravigliosi della prateria di notte, degli indiani e delle corse degli indiani che sembrano ombre rosse, Compton sulle verticali delle vette realizza lo stesso processo di equiparazione visiva tra la pittura e la fotografia. E direi che anche queste ultime immagini a lui dedicate, in qualche misura, ce lo testimoniano in maniera inequivocabile. Sono delle visioni, a mio parere, bellissime. Adesso torniamo in ambito germanico, che è un ambito che nasce dal cuore della Germania, da Dortmund, da Karlsruhe, da Düsseldorf, che sono le località nelle quali si forma Prosper Bracht, ma poi arriva ancora una volta a Ginevra. Bracht, che in questa foto bellissima richiama anche come posizione, con questa lunga barba bianca, le immagini di Segantini, di Kuno Amier che abbiamo visto quando abbiamo parlato degli espressionisti e così via, ci fissa e ci dice che in fondo il pittore di montagna è un visionario, no? Che vede oltre, fa lui andando, grazie alla scuola ginevrina di pittura che ha frequentato, sulle Alpi, e dipingendo quelle visioni che abbiamo già viste, con un taglio però che risente di un'impostazione diciamo post-impressionista, ecco, c'è la visione reale, ma c'è anche il tocco della pittura, soprattutto nel cielo, dove non c'è bisogno della definizione puntuale dell'oggetto montuoso, appunto questa digressione, guardate la meraviglia di queste visioni. E lui è così bravo a realizzare queste visioni lunghe, a campo lungo, che a un certo punto sarà chiamato dagli americani, che in quegli anni amavano molto far girare i panorami, cioè delle invenzioni visive dove le persone entravano dentro e vedevano a 360 gradi un determinato paesaggio, che sarà chiamato a realizzare una battaglia tra nordisti e sudisti, la battaglia di Chattanooga, per l'esposizione del 1885 a Filadelfia. Quindi un soggetto completamente diverso con le Alpi, ma che lui può affrontare perché era abituato a queste visioni ampie che ha appunto realizzava con le Alpi. E ancora una volta vedete l'immoto Cervino con questa lucidità e questa luminosità che è tipica di tutti i quadri di Bracht, che ci ripropone, esattamente come avevamo già visto con il Loppé, il ghiacciaio della Lesch, che era uno dei ghiacciai più impressionanti perché sfondava nel lago e quindi aveva, diciamo così, consentiva una visione nordica, no? Come se fossero i ghiacci dell'Artide o dei grandi ghiacciai islandesi, insomma, dove il ghiaccio arriva, diciamo così, sul mare. Questo è il Monte Rosa, e noterete che Bracht, man mano che passano gli anni,
va verso una sintesi formale che diventa, diciamo, simile, anche se non è sovrapponibile, a quella che poi è l'esperienza degli artisti che vanno verso il simbolismo o altre forme rappresentative. Un inusuale Cervino, visto dal lato ovest, quindi con meno, no, riconoscibilità di quello che è il suo corno, che è, diciamo, la visione che noi abbiamo quasi sempre da Zermatt, e questo è lo Spitz, che è terribilmente simile ad alcuni quadri di Oder di cui abbiamo parlato nel nostro primo incontro, così come queste torri sedimentarie della Rauhestand, dove vedete c'è proprio un modo completamente diverso ormai di rappresentare la montagna. È venuto molto sulle Alpi un impressionista, o meglio un tardo impressionista, o se volete un impressionista sui generis come Sargent. Sargent è americano di nascita, ma in realtà nasce e vive i primi anni della sua vita a Firenze, addirittura parla molto bene l'italiano, poi si sposta in Spagna, conosce bene il mondo tedesco e con la sua capacità di rappresentare in maniera rapidissima, luminosissima, efficacissima, qualunque paesaggio abbia davanti, che siano i giardini di Boboli come i ghiacciai di Simplon, lo vediamo qua che si autorappresenta, immagina di vedersi, mentre sta dipingendo un paesaggio montano che si ripete più volte tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, come state vedendo in questi quadri, che ci fanno vedere dei dettagli, delle morene spettacolari, che sono appunto quelle dipinte da grande Sargent, un pittore che ogni volta che ha posato l'occhio su qualunque soggetto ci ha regalato delle emozioni straordinarie, della bellezza, dei colori, delle luci assolutamente uniche. Queste morene in fondo sono pietre, eppure no, hanno una capacità, diciamo così, di rielaborare l'immagine, di riportarcela dentro, che va veramente all'infinito. Sargent non è l'unico che dipinge le Alpi risiedendo a lungo nei villaggi alpini. Ad esempio questo è Ambrogio Raffaele, che è un suo amico, un toscano, un suo amico che lo va a trovare spesso e che qui Sargent ritrae sullo sfondo di quelle montagne di Simplon di cui abbiamo già parlato, e questo è Sargent dipinto da Raffaele, per dirvi che in realtà potremmo anche tracciare una storia della rappresentazione delle Alpi, di colonie, di gruppi di amici che, così come si trovano in Bretagna, nel sud della Francia, le Stacche, eccetera, scelgono Ginevra o altre località per trascorrere i loro soggiorni estivi e dipingere. Fa ad esempio Paine, che è un americano sulle Alpi e non solo, grande viaggiatore. Qui lo vedete in una foto con la moglie che asseconda, diciamo così, i suoi viaggi e anche il suo desiderio di rappresentare i paesaggi. Qui lo vediamo in America, che ci fa vedere come lavorava, usando schizzi e fotografie ingrandisce il paesaggio fino a rappresentarlo come vuole. Lui diventa anche un muralista, perché fa quadri di grandi dimensioni. E qui lo vediamo mentre percorre la Savoia e insieme a lui ci muoviamo nei villaggi dipinti, vedete, con questa tecnica ormai decisamente più moderna rispetto ai quadri di Calame e degli altri artisti con i quali abbiamo iniziato il nostro percorso, le balconate sedimentarie di Saint-Gervais più, ancora una volta, l'Ognais del Cervino, vengono però descritti e raccontati da questo pittore americano che poi se ne torna in America dipingerà anche il paesaggio, il grande paesaggio americano, dopo essere passato anche in altri paesi europei e risiedendo poi soprattutto in Arkansas. E siccome abbiamo parlato di un americano, inevitabilmente, anche per una questione di equilibrio, parliamo di un russo, Isaac Levitan. Appartiene a una famiglia di pittori, anche suo fratello, suo padre lo saranno, e soprattutto un grande paesaggista. Si forma a Mosca, all'Accademia di Mosca,
e sarò pittore paesaggista itinerante, perché più volte verrà in Occidente, starà a Parigi, ad esempio negli anni 80, tra la fine degli anni 80 e gli anni 90, e per mantenersi parteciperà a una grande quantità di mostre itineranti, dove capisce che il paesaggio alpino che egli propone va per la maggiore, viene comprato e quindi egli propone appunto quadri come quello che vedete, ancora una volta il massiccio del Monte Bianco dipinto da Isaac Levitan con tutti i ghiacciai annessi e connessi che appartengono a questo grande massiccio. È genovese, o meglio, nasce a Genova ed è l'ultimo passaggio che compiamo. Questa età eroica della pittura, la grande pittura di montagna, ha una sua chiusura soprattutto italiana con la grande stagione del divisionismo. Non volendo parlare di Segantini, perché a Segantini bisogna dedicare un'intera lezione, un intero incontro, vi cito solo a titolo esemplificativo un artista che si muove in ambito soprattutto piemontese, che è Carlo Cressini, perché frequenta l'Accademia Sabauda, nasce a Genova da una famiglia non ligure ma di ligure di adozione, e poi a sua volta, usando una tecnica che si avvicina sempre di più al divisionismo, incomincia a frequentare le Alpi. Sarà il grande pittore italiano delle terre alte, no? Un po' come il Compton, diciamo, perché è uno che ama andare in montagna. Non dico che fa le grandi scalate di Compton, ma comunque si porta in quote e quindi può osservare soggetti che normalmente non vengono dipinti. Ad esempio, questo è l'immagine fotografica dell'esposizione di Brera del 1910, l'esposizione che consacrò ufficialmente il divisionismo come la grande nuova disciplina alla quale i pittori facevano riferimento, e questo è il quadro che appunto è uno dei quadri realizzati ormai con la tecnica divisionista appunto da Cressini, questo grande pittore delle montagne, che con una tecnica simile a quella di Segantini, ma con una sua personalità propria, descrive l'evento al termine di questa grande stagione della pittura ottocentesca e inizio novecentesca, dedicata alla conquista appunto e alla descrizione delle montagne. E soprattutto in questa parte finale, sentite come fa capolino quel sottofondo simbolico che alimenta di fatto tutta la pittura divisionista. Viene dal mondo dell'Accademia di Brera, viene dal mondo di Segantini anche Filippo Carcano, un altro pittore divisionista che ci regala delle meraviglie assolute dalla zona del Bernina, quindi dalle Alpi centrali, come questo ghiacciaio di Cambrena che vedete davanti a voi, che sembra una pura descrizione del ghiacciaio, che applica ovviamente tutti i sintagmi delle regole divisioniste, ma è molto di più. Guardate quel laghetto, no? Nel quale pullulano le piante tipiche appunto delle Alpi e dell'acqua, che è simbolo di rinascita perpetua, perché la primavera per i divisionisti è la rinascita alla vita. E quindi un quadro che è oggettiva rappresentazione della realtà, ma sul quale si sedimenta, proprio come il sedimento di uno strato montuoso, anche un valore simbolico di perenne rinascita. L'inverno quindi è il momento della quiete, del silenzio, della morte, della meditazione, la primavera è la rinascita, ma ovviamente le Alpi sono anche il luogo abitato dagli uomini, da generazioni e generazioni di uomini e donne che le hanno rese fertili, sfruttate, hanno costruito gli alpeggi, i loro villaggi e quindi hanno generato una cultura della montagna, che è un altro filone delle rappresentazioni di montagna che noi non abbiamo mai toccato, perché noi qui abbiamo sempre parlato esclusivamente di paesaggi, non abbiamo visto praticamente contadini, contadine, pastori, non vi ho fatto vedere niente di tutto questo mondo, che però è l'altra faccia, diciamo, della rappresentazione della montagna altrettanto importante e che viene soltanto sfiorata appunto da Carcano. E con la visione dell'altipiano di Asiago, l'altipiano di Rigoni Sterne, abbiamo finito la serie di incontri dedicati per adesso alla montagna, ma non abbiamo finito i nostri incontri perché, ahimè, ancora per una settimana ce ne dobbiamo stare a casa, e allora
abbiamo deciso che dopo aver raggiunto le vette, aver camminato sui sentieri delle arti, adesso andiamo a viaggiare un po' nel resto del mondo con quattro storie ai quattro. Ci ritroviamo lunedì 30 marzo per parlare attraverso le immagini di una naturalista pittrice, di una donna, Sibilla Merian, una tedesca che nasce alla fine del Seicento e lavorerà tra la fine del Seicento e il Settecento, grande viaggiatrice ed esploratrice, grande naturalista, che raggiunge il Suriname, cioè una zona del Brasile del nord, e che ci racconta attraverso le sue immagini una natura ancora tutta da scoprire e da imparare. Mercoledì 1 aprile non ci sarà il pesce d'aprile, ci vedremo veramente con Frederick Edwin Church, un grande pittore americano, grande viaggiatore, che scopre le Ande, le dipinge per la prima volta, e non solo quello, ovviamente. Venerdì prossimo, a braccetto con una signora che si chiama Lady Montagu, una signora inglese, moglie di un diplomatico che se ne sta a Costantinopoli e scopre le prime tracce di possibile vaccinazione. E infine sogneremo attraverso le immagini di un altro grande viaggiatore e pittore che è Gallen Kallela, che è un pittore finlandese che però viaggia moltissimo e ci regala dei reportage visivi con la sua vita molto avventurosa anche nelle montagne dell'Africa e non solo. E quindi a questo punto io mi auguro vivamente che il 6 aprile chiuderemo questo ciclo di conferenze, perché vorrà dire che ormai siamo fuori dalle more della pandemia. Ma se per caso, Dio non voglia, ci fossero ancora problemi, non abbiate paura, perché siamo pronti ad affrontare altri incontri e altri cicli. Grazie per la vostra attenzione. Ci vediamo allora per chi vorrà fare un contratto. Grazie, Buon lunedì. grazie, 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 complimenti. grazie, bellissimo. Grazie. Bravo. Partecipanti.